Eh sì, è successo. Siamo tornati in live, spero che mi sentiate. Dovreste sentirmi, intanto datemi un feedback sull'audio. Come dice il nostro amico Nicola Uccello, finalmente, finalmente. Come potete anche notare, sono in una postazione un po' diversa. Infatti, finalmente, dopo mesi, l'ultima trasmissione mi sembra fosse a fine maggio, l'audio è buono, grazie, grazie. Dopo poi mi date dei feedback anche in relazione al gioco. In questi mesi sono successe un po' di cose, no? Praticamente mi doveva arrivare il nuovo PC da MSI, che tra l'altro ringrazio per la collaborazione per questa serie di video. Mi è arrivato il PC da gaming, purtroppo dopo 2 giorni la scheda madre si è andata a farsi benedire, e quindi ho dovuto rimandare il PC su da MSI, farmelo riparare, farmelo rimandare nuovamente. Il problema è che mi è arrivato la settimana prima delle ferie, quindi tutto si è andato avanti, no, col tempo. Non sia, penso che l'audio non sia quello del microfono delle cuffie. Fammi un po' vedere proprietà, predefinito. Logi. Sì, in effetti non mi dà il microfono delle cuffie. Come mai? Come mai? Sì, probabilmente per via del bello. Infatti, ragazzi, qui questa prima live sarà una live di test. Sì, dovrei avere il microfono del Logitech, però perché non mi fa selezionare l'audio delle cuffie? Se faccio così, cosa succede? Cambia qualcosa? Cambia qualcosa? Ditemi un po'. Ho messo predefinito invece che il microfono webcam, perché prima era col microfono della webcam, però predefiniti, vediamo un po' che succede. No, non lo vedo, non lo vedo. Ditemi se è cambiato qualcosa. Nel frattempo continuo a parlare. Ciao, ciao, ciao folle, ciao, benvenuto. Insomma, come dicevo, il nuovo studio necessitava. Allora, innanzitutto la postazione anche è cambiata finalmente. Ciao Daniel, ciao, ciao, grazie di essere qui in mia compagnia. Mi doveva, innanzitutto, il nuovo studio, per chi è abbonato ha visto anche il uguale a prima. Allora, devo capire come mai non mi prende l'audio del microfono, delle cuffie, più che altro, perché... Ah, aspetta, forse, aspetta. Vediamo se così me le prende. Allora, aspetta, stacco. Riattacco. Il dispositivo è... Cuffie, aspetta, stavo collegato cuffie, però vorrei anche troppo. Forse dovrei provare, perché così mi sentite lo stesso, no? Giusto? Allora, che cosa potrei provare a fare? Così, no, infatti mi sentite con il microfono della Logitech, però nell'impostazione del microfono non vedo il microfono, non vedo questo microfono qua. E come mai questa cosa? Come mai questa cosa? Che non è cambiato niente, perché non vedo il microfono nelle impostazioni dell'audio in entrata. Non riesco a capire come mai, come mai, come mai. Comunque, ragazzi, tanto che cerco di capire
come poter cambiare l'audio. Stavo aspettando la postazione, poi aspettavo il PC, mi è arrivato difettoso, quindi insomma un po' di diatribe, però alla fine sono riuscito a mettere tutto insieme, assemblare la postazione per poter ricominciare a fare un po' di live. Tra l'altro, per chi mi seguiva prima, no? Sa che a casa mia avevo. Sa che a casa mia. Passare un po'. Sa che a casa mia avevo diversi problemi di connessione perché abito un po' in campagna e lì la connessione non è che sia al massimo, dovrei avere una 100 mega, invece se va bene va a 20-30. Qui sono in uno studio diverso e qui ho la fibra che mi arriva direttamente al PC, quindi se ho problemi di connessione adesso direi che potrei essere io, no? Adesso ho un giga di fibra, quindi non dovrei avere problemi di connessione da questo punto di vista. Se solo riuscissi a capire come poter cambiare l'audio, già potrebbe essere. Voglio provare a fare una cosa. Esatto, perché lo stacco, il microfono, le cuffie. Allora, se io invece che cuffie gli dico entrata microfono, che succede? Che succede? Adesso mi risentite. Allora, c'è qualcosa che devo capire sulle impostazioni dell'audio. Audio, uscita audio, altre impostazioni volume. Allora, scegli dove produrre l'audio. Scusate ragazzi, questa live serve anche assolutamente a questo. Adesso non sento niente, ottimo. Ma devo distaccare, riattaccare. Linea in entrata, vediamo se faccio linea in entrata cosa succede. Faccio linea in entrata cosa succede qui. Adesso mi sentite, ma mi sentite male. Allora, vediamo un po'. Provo così. Faccio così, non si vede niente. Vabbè, ragazzi, mi sa che per oggi vi dovrete accontentare di questa voce un po' riverberosa. Per la prossima volta cerco di capire come mai non mi vede il microfono delle cuffie. Vabbè, dai, direi che a questo punto possiamo innanzitutto testare e vedere se il gioco ok, il gioco si dovrebbe vedere, però non sento niente. Ottimo, 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 ottimo. Prima si sentiva. Allora. Sento l'audio di gioco, quindi mi sa che devo riuscire a rientrare. Allora, vediamo se riusciamo a
risolvere questi problemi di audio. Vabbè, tanto mi sentite già qualcosa. Ora, che dovrei buttare giù la live, però non mi sembra il caso, ecco. Vediamo se adesso sento più che altro il gioco. Perché se non sento il gioco è un problema. Non sento il gioco. Ottimo, ottimo, ottimo. Ho qualche problemino di audio, ragazzi. Ho qualche problemino di audio. Pure avevo fatto le prove prima. Voi lo sentite, ma io no. Il problema è quello. E devo capire perché. Devo capire perché voi lo sentite ed io no. Allora, perché voi lo sentite io no? Proviamo così. No, non sento, non sento. Allora. Uscita audio. Questo. Ah, forse perché. Forse ora dovrei sentirlo, vediamo. Sì, adesso lo sento. Ok, no, era l'impostazione. Qui c'ho un selettore sulle cuffie PC o 3,5 mm. Ok. Allora, come detto, intanto se ci sono problemi di volume fatemelo sapere. Come detto, ragazzi, io volevo farvi una bella mia carriera pilota perché ho visto che quest'anno mi hanno messo una roba assurda. Hanno messo la possibilità di prendere i piloti reali, insomma, i piloti della storia e quindi assolutamente. No, facciamoci una bella stagione completa. Facciamoci una stagione completa. Allora, impostazioni personalizzate. Andiamo un po' a vedere. Allora, aiuti, come al solito, lascio solo ABS e l'aiuto ai box, che ragazzi, sinceramente mi sta fatica. La difficoltà inizierei da 90. Inizierei da 90, poi vediamo un po' come va. Allora, formato delle prove. Allora, non so se fare qualifiche brevi e le qualifiche complete. Qualifiche complete. Porteremo Sergeant a vincere il mondiale? No, 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 no. Non so se fare qualifiche complete o le qualifiche brevi. L'anno scorso facevo le qualifiche complete, però. Vi dico la verità, mi sta un po' fatica. Andrei a fare le qualifiche brevi. Andrei a fare. Non so se il 25 o il 35%. Non so se il 25 o il 35%. No, facciamo il 25, dai, per iniziare. Iniziamo con il 25. Allora, meteo il preciso. Impostazioni carriera. Trasferimenti piloti sì. Gestione RS sì. Percentuale risorse lasciamo. Normali, frequenza guasti, tipi di guasti, io lascerei tutto standard, metterei tutto standard. Regole bandiere, severità tanto curva normale, parco chiuso sì, tipologia di pit stop, perché safety car no? Perché non posso mettere la safety car? Cos'è? Ah, perché è breve? Nel breve non mi fa mettere la safety car? Ah, se nel breve non mi fa mettere la safety car, allora si va al 35%, ve lo dico. Eh sì, il 25% non mi fa mettere la safety car. Ah, facciamo la gara al 35. No, safety car ci vogliono. Standard, giriformazione no, bandiere rosse standard. Eh sì, no, infatti, gli anni scorsi però il 25 te la faceva mettere. Che no, no, va bene, allora facciamo il 35, vediamo qua cosa c'è.
Flashback ok, tipo di superfici, vabbè, facile, partenza manuale, danni auto standard, frequenza danni auto standard, collisioni sì, questo ok, dovrebbe essere a posto, dovrebbe essere a posto, pilota ufficiale, allora, per prendere, pilota per, ah no, pilota ufficiale, però... Ok, sì, va bene. Le posso prendere da qui, vero, giusto? No. Ah, ecco, eccole. Dov'è? RB. Eccole lì. Questo volevo, ragazzi. James Hunt, Juan Pablo Montoya, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, Jenson Button, Felipe Massa, Mark Webber, Kamui Kobayashi. Pastorone Maldonado, ma ragazzi, io non posso non fare la carriera con il baffo più sexy d'Inghilterra e non solo. Ci andiamo a prendere Nigel Ho stretto Mansell. contatto per garantirti la migliore offerta possibile. È il momento della verità. Per chi guiderai in questa stagione? Lo so, è una scelta difficile. Ma sarà difficile per Questa. te? Sì, non me ne frega nulla. L'apprezzamento. Sì, va bene. Ragazzi, ma con Nigel Mansell, ma con quale scuderia posso, non an posso andare? Ovviamente, ritorno di Mansell alla Williams. Per forza. Ok, chi vorresti come partner? Voglio... Vabbè, dai. Andiamo con Albo. Ragazzi, Nigel Mansell torna in Formula 1 con la Williams. Guardate quanto è bello, quanto è sei. Buongiorno Antralli. Chiedo scusa a chi è arrivato qua, insomma, negli ultimi minuti. Non riesco a impostare il microfono delle cuffie sul nuovo PC, quindi vi dovrete accontentare di questo audio un po' ballerino, però conto per la prossima volta di risolvere. Ragazzi, ma quanto è bello il mio Manselone. E lì, Monaco. Come carriera? Ah, forse la presentazione. Vediamo un po'. Ditemi un po' se l'audio è buono rispetto al mio audio, eh. Guardalo! Mamma mia! Bene, ora si fa sul Si fa serio. sul serio, guarda Scusa per l'attesa, ma sai come vanno le questioni legali, là. no? Sì. Lo Ecco qui so, lo un'altra so. pagina piena di paroloni inutili. A ogni modo, che tu ci creda o no, questa è la mia faccia entusiasta. Vieni, Sì, vieni, ti mostro cosa abbiamo ottenuto. Allora, Io non so se questa sai, ma tutta roba, di cosa merchandising, si impregna il immagine, baffo, pubblicità, però. la parte interessante. E cosa si aspettano da te? Loro vogliono che tu ti metta alla prova per l'intera stagione. Dai il meglio di te, domina il tuo Sono qua partner di apposta. scuderia, diventa una leggenda. Sono già una Insomma, leggenda, ciccia. lo sai, no? Tutte quelle cose lì. Sono già una leggenda, ciccia. Ma che cazzo ne sai tu? Ci siamo, è tempo di contratto. La squadra Oh. si aspetta dei miglioramenti progressivi nel corso della tua Ok. carriera. E anch'io. Io e la scuderia ti invieremo un obiettivo contrattuale, di modo che i progressi possano essere monitorati da entrambe le parti. Qui puoi visualizzare la tua valutazione attuale o la valutazione totale Ok. ova Sono già a mostrata in 89. alto. Questo valore sarà utilizzato per stabilire il tuo obiettivo contrattuale. Per migliorarlo dovrai dimostrare quanto vali durante ogni weekend di gara. Va bene. La tua valutazione attuale è stata utilizzata come punto di Ma già partenza. Usi il 89. cursore per impostare il tuo obiettivo per la prossima stagione. Un obiettivo più elevato richiederà una certa costanza di risultati positivi in ogni weekend di Ok. gara, ma ti permetterà di ottenere un apprezzamento maggiore al momento della firma. Bene. Qui puoi visualizzare il tuo apprezzamento con la scuderia. Più alto è l'obiettivo che hai impostato, maggiore sarà l'apprezzamento che otterrai al momento della firma. Un apprezzamento maggiore equivale a uno sviluppo superiore della vettura che ti permetterà di andare più veloce. Ricorda, se fallisci l'obiettivo, perderai il bonus apprezzamento. Quindi non fare il passo più lungo della gamba. Ma io ciccia ti c'ho Vuoi una vedere alcune gamba. informazioni di base sul contratto e C'ho sapere una quale terza sarà il tuo? gamba. Al termine di questa stagione potresti ricevere un contratto di durata superiore. Se
sempre se per la scuderia ne meriti uno, si intende. Certo. Un contratto più lungo ti garantirà un altro bonus apprezzamento al momento della firma. Ci sono degli altri punti da sistemare, ma possiamo lasciarli in sospeso finché non sarai a posto. Ti lascio finalizzare le ultime condizioni. Bene. Allora, va, consigliato 91, una stagione. Una stagione? Ok. Abbiamo firmato Oakley, la griglia di partenza della Formula 1 per il 2024. Fa un certo effetto pronunciare queste parole. Eh sì, soprattutto per il fatto che ho 70 anni. Ci vediamo presto. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Eccoci a Grove, nella sede della scuderia Williams, dove fa ritorno Nigel Mansell dopo 30 anni. Ho il Logitech G920 con corona di Alitech. Prima di prepararci per la gara inaugurale di questa stagione, bene, ecco un paio di cose a dire. Ma quanto è bello! Durante la tua carriera riceverai. Sì, sì, va bello, siamo. Un fantastico team di specialisti. Ah, bene, bene. Un po' del loro tempo ad aiutarci in questa stagione. Dovremmo raggiungerli e presentarci non appena hai un momento libero. Ti assicuro che non mordo, no? E mordo più io, ciccia, sta tranquillo. All'interno di dettagli più. Sì, va bene. RSE lo sappiamo. Ok. No, ragazzi. Quanto è bello, mio Vanselino, quanto è bello. Va bene, va. I specialisti sono una squadra di esperti, okay, che lavorerà con noi part-time per trarre, sì, il massimo dal tuo contributo di ricerca e sviluppo all'interno della scuderia. E saranno degli obiettivi che dovrai raggiungere in ogni weekend di gara. Bene. Ok. Specialista di produzione, va, questa fa ingegnere galleria del vento, consulente power unit, fabbricazione di materiali, analista strategico. Ah, questo è disponibile, vai. Ogni specialista offrirà dei bonus che corrispondono al proprio settore di competenza. Man mano che la tua relazione con uno specialista migliora, avrai accesso al relativo bonus. Ok, bene. Puoi anche. Bene. Completa il weekend di gara, completa oppure simula tre sessioni durante il completa il weekend di gara. Puoi visualizzare gli obiettivi? Vai. Obiettivo fissato, perfetto. Sì, va bene, non facciamo troppo lungo. Sì, benvenuto, benvenuto. Prima cosa, puoi visualizzare tutte le informazioni. Ok. In quest'area principale troverai un grafico che tiene conto della tua situazione dopo ogni gara. Sì. Potrai tenere d'occhio il tuo obiettivo per vedere a che punto ti trovi. Ovviamente non abbiamo ancora gareggiato, quindi al momento non è disponibile nessun dato. Torna a controllare. Bene. Apprezzamento. Puoi rivedere le informazioni. Sì. Se sei in difficoltà, puoi rivedere il tuo obiettivo contrattuale attuale. No, vabbè. Se hai un accordo a lungo. Ah, no, ce ne frega nulla. Ricerca e sviluppo, lo sappiamo. Sì, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Lo so, lo so come funziona ricerca e sviluppo. Io andrei subito sull'aerodinamica. Sia tu che il tuo partner di scuderia potete acquistare. Sì, sì, sì. Per ciascun reparto. Sì. Qui puoi visualizzare. Ok, ok. Va bene, solite cose. Bene, ho 3,97 e ci serve 400. Benissimo, benissimo. Non possiamo fare un cazzo nulla. Classifica, non abbiamo fatto niente. Riconoscimenti. Questi sono i riconoscimenti attivi. Sì, va bene. Nella tua gloriosa carriera di Formula 1, ogni riconoscimento. Ma ce l'ho già la carriera. Nel rivale. Corso della. Ok. Ogni rivalità. Sì, ho capito. Seleziona. Salta. In basso. Sì, ma mi devi spiegare tutto. Allora, io non posso fare ancora niente. Questo grafico ti mostrerà. Sì, sì. Madonna! Non ce la faccio più. Non ne la faccio più. Allora, messa a casella di posta. Allora, Alexander ora fa parte della tosca del. No, veramente ce l'ha già. Comunque va bene. Devo avere un atteggiamento professionale in pista. Va bene, ci proveremo. Tratto Alexander sulla chat, non era una stagione fantastica. Va bene, volevo parlarti. Non ce ne frega un cazzo, quindi avanziamo. Dai. Allora, intanto potrei andare a fare flappa alla secondaria.
subito. Infine. Vai. Intanto mettiamo a sviluppare qualcosina, sennò qua siamo messi maluccio perché siamo la seconda peggiore scuderia. Gareggerà nelle retrovie, va bene, ce ne faremo una ragione. Vai! Ma... sì? Senza audio? Sì, sì, ciao, 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 sì, sì, poi ti sbatto fuori, eh, sì, ok, intanto io vado via, io me ne vado alla Williams, qui, sì, io sono ancora qua, Alonso, ok, eccolo lì, Ricciardone, Bottassone, anch'io, prossimo anno me ne vado, e ci siamo, una nuova stagione di Formula 1 a inizio. Vediamo, non abbiamo niente, il specialista l'abbiamo già fatto, avanziamo, perfetto, andiamo al weekend di gara, let's go, let's go, let's go, let's go, finalmente torniamo in pista, ho fatto un po' di prove offline, il Bahrain è veramente il... La macchina se ne va da tutte le parti, c'è un grip che è pressoché nullo, però ci proviamo. Sì, 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 ciao, 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 ciao. Eccolo che si rimette in gioco. Ovviamente, tutto sole, tutto sole. Allora, qua ti diamo il benvenuto, va bene, sì, 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 solite cose, non piove, lo sappiamo. Facciamo qualche giretto di prova libera, tanto per riprendere la mano. No, ma che sbagliato! È ma che sbagliato! Di un nuovo giorno. Il 2024 è arrivato e ha portato con sé una Sì, sì, va bene. Questo è il primo giro sulla vettura vera e propria. Ah, per so te. Che sto chiedendo molto, ma cerca di prendere confidenza con le prove libere e prova a ottenere dei dati utili. Cerchiamo di iniziare la stagione al meglio delle nostre possibilità. So che puoi fare un'ottima annata, quindi diamoci da fare. Esatto. Ah, lo so com'è il garage. Allora, facciamo strategia di gara. Vai. Poi ditemi ragazzi l'audio se va bene. Eccolo qui. Russell che ritorna in pista con la Williams nel 2024. Non ci servono alcuni giri interi per permetterci di calcolare una buona strategia di gara. Ok. Vai, facciamo qualche giretto. Utilizziamo anche un po' l'ERS. Ecco qui. Come si parte subito di sedere. Lunghetto anche qua. Mamma mia. Probabilmente è l'assetto standard che fa schifo, però non voglio mettermi a smanettare perché non sono capace, prima cosa. Poi Von Mansell era così, non era capace come pilota tester, lui
Lui guidava quello che gli veniva dato, quindi noi facciamo lo stesso. Vai Nigel! Succede? Audio del gioco inesistente. Mentre lo so che quello non è quello del microfono, però non riesco a metterlo. Devo alzare il volume del gioco? Alziamo il volume del gioco. Quello lo posso fare. Il volume del gioco non è un problema. Ditemi se sente meglio l'audio del gioco. Ok, gli obiettivi mi sembrano abbastanza semplici, eh. Stavo perdendo. Mamma mia. C'è una trazione qui che è inesistente. Trazione qua che è inesistente. Allora, ditemi se l'audio innanzitutto si sente. Allora, ok, questo dovremmo averlo fatto, perfetto. Facciamo anche ritmo di qualifica. Proviamo, dai. Poi andiamo a farci le qualifiche. Parti delle gomme, dai il massimo. Okay. Con questo test vogliamo assicurarci di essere in grado di tenere il ritmo dei nostri rivali. Ma ovviamente la gente a rompere il cazzo mentre sto facendo le mie prove. Impeding.
speeding. Honestly, blue flags. Ah. Un po' larghino. Però abbiamo un vantaggio abbastanza considerevole sul delta. Grazie a Matteo per l'abbonamento, grazie mille. Ok, testa perfetto. Completa. Vabbè ragazzi, direi che possiamo ritirarci dalla sessione e possiamo andare a fare le nostre belle qualifiche. Se devo alzare ancora l'audio del gioco, fatemi un fischio, eh. Spettacolare la telemetria solo per lo specchietto, complimenti EA, ma... Le prove libere si chiudono qui. Attenzione! Al prossimo... Attenzione! Manselone te la piazza il P2, così! Così all'inizio. Ho messo 90 di difficoltà, giusto? No, dov'è? Non lo posso vedere. Ho messo 90, no? Sempre 90. Postazione 90. Ma mi sembra strano un secondo con la penultima con la penultima macchina dell'otto, però tant'è. Ah no, aspetta, no, simuliamo queste. Simuliamo questo. Via. Bene. Può alzarla ancora, il motore si sente poco. Ok, perfetto. Allora lo alziamo ancora. Lo alziamo ancora. Tacchete. Lo mettiamo al massimo. Magari mi abbasso anche un po' io, così magari potete alzare ancora il volume. Ok. Avanza. Qui cosa posso fare? Questo. Ah sì, solo questo, no? Non funzionerà mai, ovviamente. Che di fine sessione, va bene. E te mesi. Ah, vabbè, ancora il motore non si sente, magari lo sentirete dopo. Workstation. C'ho ancora la prova veloce. C'ho ancora da fare strategia di gara, facciamolo tutto e vaffanculo. No vabbè, non ci credo. Ma guardate se devo bestemmiare di già prima di scendere in pista. Vabbè. Va bene. Ok. Andiamo a farci le nostre qualifiche. Prime qualifiche della stagione per Nigel Mansell. Vediamo un po' che cosa ci prospetta il futuro. La giornata sta per finire. Allora, di andarci a fare subito. Facciamo subito un tempo così. Ditemi se ora si sente meglio. Andiamo a farci un primo giretto. Let's go! Vediamo se Mansell ci fa sognare.
Ma è difficile trazionare da questa curva, non avete idea. Sei sceso in P20. Ma non ho fatto ancora il tempo. Forza. Certo, veramente Alex è sempre rimasto lo stesso stupido, eh. Dai, forza. Aie. Finito l'ERS. P7. Direi assolutamente non male. Assolutamente non male. Non male. Potrei alzare anche ancora il volume del gioco da qui, però, eh. Vorrei che ci penso. Vediamo. Postazioni audio. Volume principale. Possiamo metterlo anche a 8. Magari sentite ancora un attimino meglio. La musica no, per il resto no. Ok, ok. Beh, direi che come primo giro non è assolutamente male. Non è assolutamente male. Mettiamo un altro treno di gomme. Ovviamente già ci passano. Però rispetto a... ah no, all'album ancora non ha fatto il tempo. Vediamo un po' dove si piazza l'album. Ah ok, eravamo sesti perché nessuno aveva fatto il tempo. Però già abbiamo... ah, Alba ha fatto 34, ok, no, allora dobbiamo fare un pelino meglio, 37, scendiamo nuovamente in pista, dobbiamo fare ancora meglio. Ho sempre pensato che Alex facciavi di secondo nome. Potrebbe essere, l'indole è quella. Siamo scesi in P15. Madonna, oh, che ansia. Ma perché ho 10 giri di benzina? Forza, faccio sti tempi. Perché ho 10 giri di benzina? Vabbè. Perché ho 10 giri di benzina? Ciao David! Ciao. Chiedo scusa ancora per l'audio, ma... no. Perché ho 10 giri di benzina? Come si fa a cambiare? Perché me l'ha messi lui, quel bastardo. Addio. Vabbè. Meno male me ne sono accorto. 3 giri e 3. Ho un solo altro tentativo. Direi di scendere in pista adesso. A 10 giri di benzina, cosa me ne faccio? No, no, vai tu. Ecco, adesso va un po' meglio. Gioco quello che volete, che ci rompano le scatole il nostro compagno di squadra. Sei sceso in P16.
Dai, stiamo migliorando. Posso dire onesto? Posso dire onesto? Assolutamente sì, direi, dai. P10 non è per niente male. P10 non è per niente male per cominciare. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Non male. Andare in top 10 subito alla prima gara non è per niente male. Bravo Nigel, ma adesso c'è da concretizzare. No, vabbè, non ci credo. Hanno fatto le animazioni con Albon incazzato e Mansell soddisfatto. Vabbè, non ci credo. Va bene. Esperienza. Perché a Mansell l'esperienza manca, capito? Quindi aumentiamogli l'esperienza a Nigel. Dato ne approfitto per ringraziare MSI per avermi fornito tutto il supporto hardware per questa carriera. Se sentite male non è colpa di MSI, ma è colpa mia che non sono riuscito a ottimizzare l'audio, più che altro perché non sono riuscito a impostare questo microfono qua, però ci devo lavorare offline perché al momento non riesco, quindi abbiate un attimino di pazienza, già che siamo tornati in live dopo 3 mesi è già un miracolo. Vediamo se nei messaggi che cosa ci abbiamo. Pregare, buona fortuna, il tracciato è ok, sì. Andiamo a farci la gara. Allora, ho visto, almeno offline, la benzina non calava per niente, rimaneva standard. Però io, per non saperne leggere né scrivere, non andrei a abbassare troppo la benzina. Vediamo un po' quanta ce ne mettono. Però ho un po' il timore di abbassarla troppo, che succeda qualcosa, quindi non lo so Rick. Attendiamo. Vediamo cosa succede. Ok, ce l'ha fatta. Mesi e mesi di speculazioni svanite. Sì, oggi vabbè. Sono qui con nessuno, non ce ne frega niente. Sì, lo so com'è la strategia di gara. Allora lui mi mette soft hard, ma io ragazzi, essendo la prima gara, non andrei a cambiare troppo quella che è la strategia di gara. Partiamo con le soft, poi vediamo la com'è il consumo delle gomme. Dovreste provare a sette corsa con le mod. Assetto corsa ce l'ho, qualche mod ce l'ho. Il problema di assetto corsa è che non c'è una vera carriera, cioè sì, vai in pista con le macchine, bello, fa qualche giro, fa qualche gara offline, poi cioè, finisce lì. Cioè, sì, può essere bello fare il giro, sicuramente la simulazione sarà migliore, però cioè, dopo un po', cioè, dopo poco mi rompo le palle. Se devo. Però diciamo che può essere una cosa che potremo anche fare, sì, però come detto già, questa è la nuova postazione, vorrei iniziare a fare qualcosa di riconosciuto che è questo. Va bene, io ragazzi non modificherei niente, andrei a iniziare la gara. Il ritorno di Mansell in Formula 1 è qua. Partenza. Non andiamo a rischiare troppo, lasciamo lo spazio.
Maledizione, abbiamo perso una posizione, però va bene. E ce la riprendiamo di cattiveria. Abbiamo avuto nessun alla lettone, non so come. Ma va bene, dai, abbiamo mantenuto la nostra posizione di griglia e già questo è un buon risultato, però dobbiamo cercare di... di non perdere il DRS di quelli davanti. Che devo sfruttare un po' di ers qua. Potrei usare DRS. Ma se facciamo secondo e quattro. È consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Queste scritte mi vanno esattamente sulla mia marcia e non vedo. Non vedo in che marcia sono. Mi danno veramente fastidio. Dai, lottate davanti, bravi. Dai, datemi il DRS! Dovrei assolutamente prendere il DRS di Norris. Ma non è molto semplice, anzi per niente. Niente, non ce la facciamo. Abbiamo finito l'ERS. Pistrolla ci mangia, ci difendiamo all'interno, ma è molto più veloce, ci passa così. Ma noi ci ributtiamo all'interno? Abbiamo anche il DRS e ci possiamo difendere dal suo successivo attacco, ma in questa maniera perdiamo contatto da quelli davanti. Fa attenzione quando segui la scia dell'avventura che ti precede. Se avverti un po' di sottosterzo è perché sta emettendo aria sporca che influisce sull'aderenza delle nostre gomme. Cerca di sorpassare. Certo, la fai facile tu. Hai aria sporca davanti? Sorpassa! Come no? Il problema è che non riesco a riprenderli. Buongiorno Frago! Usiamo tutto l'ERS qua per difenderci da Stroll. Continua qua in 4, attenzione a questa curva davanti a noi, aiuto, cosa succede? E tutto questo noi non riusciamo a ricongiungersi. Abbiamo anche una Williams. Anna, sono sempre lì a poco per prendere il DRS.
Datemi il DRS! Ti prego! Ti prego! Non scappate! Non scappate! No! No! No, veramente stavolta non l'ho preso per millesimi. Non ho più Erso, non ho più Erso. Stronci attacca, stronci attacca. Ci vediamo all'interno. Nigel Mansell non molla. Lui ci attacca all'esterno. Allunghiamo la staccata ancora una volta. È ancora all'interno. Ma adesso io ho il DRS. Adesso io ho il DRS. Ci attacca anche l'Alpine dietro. Non molla Stroll. Ma deve mollare. Bravi, lottate dietro così. Così mi avvantaggio. Poi pensavo la benzina non scende, quindi. Cerchiamo di concentrarci sulla guida, perché queste lotte ci distraggono. Ne avremmo più andare un pochino di più, però. Siamo messi con le gomme. Ah, non benissimo. Andiamo a difenderci qua con l'ERS. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,2 secondi. Eccolo. Azione di disturbo, ma non ci facciamo ingannare. Occhio al distacco dall'auto di fronte, 2,7 secondi. Guarda, in questo momento dell'altro di fronte non me ne può fregare di meno. Infatti, guarda, mi fai andare lungo, maledetto. Sa che mi ferma questo giro, le gomme sono andate. Stroll ci attacca. Le gomme sono andate. Box in questo giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Andiamo a fermarci perché le gomme sono abbastanza andate. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo. Me ne sono accorto. Me ne sono accorto prima di te. Ovviamente abbiamo anche la vettura più scarsa, quindi anche l'usura delle gomme è quella che è. Speriamo non sia troppo in anticipo, però montiamo le hard. Pronti, vai! Una sosta speriamo. Fantastica! È stata più veloce di quanto previsto. Speriamo che durino. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Ma che è successo qui? Mai va tutto a scatti? Ho
capisco perché sta andando a scatti adesso. Più a scatti, non capisco perché. Dopo il pistop è successo qualcosa. Allora facciamo una cosa. Tanto flashback perché qui. Allora, direi salva sessione. Salva. Così. Ok. Ho capito perché dopo il. Stop, è cominciato ad andare a scatti e non riuscivo più a guidare, scusate. Come detto, questa prima live è un po' una prova di quello che dopo, insomma, 3 mesi di live non fatte, vi perdonerete un po' queste cose. Dobbiamo riavviare il gioco perché dopo il pistop ho cominciato ad andare a scatti e non riuscivo più ad andare. Allora, avvio. Proviamo. Pure PC è praticamente quanto di meglio ci sia sul mercato, quindi penso sia un bug del gioco, ecco. Non credo sia un problema di hardware. Di connessione neanche, come detto, la fibra da 1 giga, quindi se non va così c'è di cui preoccuparsi. Allora, riproviamo. Tanto dovrebbe essere tornato a quel punto lì, se ce la fa a caricare. Carriera, carriera pilota Nigel Mans. Dovremmo ritornare a quel punto là, spero io. Ok, perfetto. Ah, adesso va bene. Se questa undercut ci può aiutare. Tanto ricarichiamo un po' l'ERS. Ok Nigel, la pista di fronte a noi è libera, sfruttiamo l'occasione. Ascoltare te, mi distraggo. Mentre sono in curva. Ah, attenzione, Nigel! Non ho capito io. Ok, Nigel, ora la pista attorno a noi è libera. Approfittiamone, facciamo in modo che il prossimo giro sia veloce. Forza! Affanculo, Alex. Ci ha avuto un rettilineo di 7 km per dirmi sta cosa. Me l'ha dovuta dire
in un punto critico. Comunque la trazione in questo circuito è inesistente. So veramente come trazionare di più. Il pilota Williams è ai box. Si stanno fermando in tante. Vediamo. Fantastico, hai centrato l'obiettivo. Adesso siamo in ottima posizione per il resto della gara. Qui ci riparte davanti. Sa, quelli che eravamo in lotta con loro. Esatto. Ocon e Stroll, sono proprio loro. Concentriamoci adesso, eh. Alexander è rientrato ai box. Alexander ai box. Assolutamente prende il DRS di Ocon. Dovrei averlo preso. Sì. Bene. Ricarichiamo un po' l'ERS. Poi vediamo se riusciamo a battagliare con loro. Sembra che il tuo RS si stia scaricando. Cambia la modalità RS sul DMF per consumare meno carburante. Oppure prova a lasciare l'acceleratore. Allora, a me mi copre la marcia e io vado in crisi. Ma si può togliere quella cosa delle scritte? Eh? Non mi interessano le scritte. Ma figurati se mentre sto guidando mi metto a leggere quello. Sto parlando. Ma cosa me ne frega a me delle scritte? Non le voglio. Dov'è? Interfaccia su schermo? Allora, tag pilota, specchietto, tab, mostra sempre mappa tecnica, tag pilota, tempo delta, rotazione, unità temperatura, on screen display, display su schermo, no, Bahrain David. Qualcuno sa come togliere le scritte qui, lasciare l'acceleratore? Ma figurati se mi metto a leggere mentre sto guidando. Maledizione. Personalizzazione telecamera. No, questo non credo che si possa. Qualcuno sa come toglierle? Le scritte di merda? Telemetria? Telemetria OTP? No. Farate di box? Che cavolo è? Include l'impostazione disabilità. Che palle! Vabbè, ora non so come fare. Poi le dovrò togliere perché mi rompono le scatole. Il tuo RS si sta scaricando. Ricordati che puoi sperimentare con le modalità RS sul DMF, oppure lasciare l'acceleratore e premere leggermente il freno per ricaricarlo manualmente. Abbiamo il ritmo. La
vettura dietro di te ha appena montato gomme dure. Gomme dure per la vettura dietro. Facciamo il nostro ritmo. Perché sto cercando di overperformare e... ed è peggio che meglio. Ma comunque dobbiamo arrivare davanti ad Albon. HUD, vabbè, dopo guardo. Scusate ragazzi, mi concentro un po', Non dimentichiamoci che la Williams è penultima nelle prestazioni, quindi... a lungo. Tutto a posto? Quel che è fatto è fatto, ora concentrati sul resto della gara. Adesso abbiamo overperformato in qualifica. Ora ne paghiamo le conseguenze. Allora, adesso voglio cercare di mantenere il DRS di Gasly. Vedi. Vedi che succede? La macchina non traziona, non traziona. Io cerco di accelerare il prima possibile, ma è veramente impossibile. Niente, non ce la facciamo. Noi ci prendiamo il DRS al detection point. Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte, 1,8 secondi. Sempre sul pezzo, Alex. Non vedi che sto perdendo?
entra lato davanti. Mi sembra abbastanza raggiungibile. Succede? Bandiera gialla. Per? Che fermo? Norris? Ok, via libera. Oh, mamma mia. Sono veramente rotto il cazzo. Attenzione, ricordati che siete compagni Zitto. Di squadra. Zitto! Me ne frega un cazzo! Ok, Nigel, dobbiamo assicurarci di avere abbastanza energia. Proviamo a ricaricare le RS adesso. Sì, adesso, guarda, mentre sono in lotta. Gira sta macchina. Fantastico, hai raggiunto l'obiettivo. Vaffanculo. Quanto cazzo parli? Ora ti tolgo. Ora veramente ti zittisco. Vaffanculo. Come cazzo fanno a trazionare così loro? Se faccio io così parto per il deserto del Sahara. Stiamocene buoni tranquilli qua, ricarichiamo l'ERS e poi... cerchiamo l'attacco negli ultimi giri. Bravi, fate così. La sto per perdere di nuovo. Mentre Josh attacca, Josh attacca. Dove ci attacca? Uff, che fatica.
Non ho il coraggio di andare a vedere il consumo delle gomme. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Stai zitto! Condizioni delle gomme ancora ottime. Ma vaffanculo. Attiviamo la modalità sorpasso e stai zitto. Stai zitto. Lo sto ricaricando per la fine, no? Idiota. E non mi parlare mentre sono in curva. Stai distanziando l'auto alle non me ne frega un cazzo. 3 decimi a giro. Abbiamo l'opportunità. Lo fai sembrare facile. Dai. E uno è andato. Non lo attacchiamo a questo giro, ma al prossimo. Mamma mia. Troppo al limite. Ma sarà difficile.
Siamo tutto l'ERS. Ultimo giro di gara. Tutto l'ERS. Difficile. Sono veramente al limite. Oddio, così. Quanto ERS ha? P13, dai. Non male. Non male come esordio, no. Con la Williams. Alla fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Prova a fare in 5 per la prima di curvone e qua... sì, scusa, non sono riuscito a leggerti prima. No, in quarta l'ultima era impossibile, perché le gomme erano andate con le dure. In quarta la fai con la soft. Cioè, almeno io riesco a farla con la soft. È sempre bello iniziare la stagione con una vittoria. Si parte subito con una marcia in più e si acquista la fiducia nelle proprie capacità. Sainz vince. Partire con il piede giusto ed esattamente così che è andata oggi. È proprio un gioco. Oh, mamma mia, che fatica. I trionfatori di oggi. Allora. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. Ma allora, come passo c'eravamo, perché guardate il tempo migliore, 33.1 io ho fatto, mentre 33.9 Tsunoda, 33.6 Albon, 33.4 Gasly, avevo lo stesso... Potevo avere lo stesso ritmo di Stroll, soltanto mi sono un po' incasinato tra Alex che mi parla nei momenti sbagliati, tra che forse consumiamo un po' troppo le gomme rispetto agli altri, però avevamo comunque il passo per stare in zona punti, perché abbiamo fatto un tempo migliore di Leclerc, un tempo migliore di Hamilton, però ci è mancato un po' il ritmo, però ragazzi è la prima gara, quindi non è che abbia giocato molto F1 24, quindi dai, direi che come prima gara può essere assolutamente positiva. Tre posizioni davanti ad Albon. Salviamo il replay. Dai, direi che può essere un buon bagelone che si mette così. Non so se sound alert funziona, no, ragazzi? Fatemi sapere, anche quelli devono un attimino sistemare, però dai, come prima gara può non essere male. Va bene ragazzi, direi che come ritorno Bahrain, infatti, è tra i più difficili. Cosa c'è? Che succede? E lui se ne sta. Ah, ok, niente di che. Va bene ragazzi, sì dai, direi non male come prima gara, dopo mesi che non guidavo, per la, anche insomma la nuova posizione di guida da sperimentare. Direi che ci possiamo salutare qui con questa prima live di Twitch introduttiva, diciamo, alla carriera di Mansell. Vediamo se per la prossima volta riesco a sistemare un po' di cosine, il microfono, gli audio, eccetera eccetera. Io vi saluto e se non avete ancora visto, andatevi a ripescare il post Grand Prix di oggi. Un grazie mille ad MSI per aver supportato questa serie e ci vediamo alla prossima. Ciao!